Io so che forse noi pagheremo il prezzo più alto, perché è sulla nostra aspettativa. Allora, cominciamo con i segnali veri, se è vero che il governo Gentiloni, i ministri, tutti quanti credono tanto in noi. Questo coordinamento della sede ANAS portate all'Aquila. Ci abbiamo una sede più moderna dell'ANAS in Italia, appena rifatta, bellissima, e portatela qua. Così un furibondo Massimo Cialente, sindaco dell'Aquila, che considera uno schiaffo ed anzi una pugnalata alle spalle la riorganizzazione nazionale dei compartimenti ANAS, che in un'ottica di razionalizzazione generale su tutto il territorio nazionale ha accorpato l'Abruzzo alla macroarea Abruzzo-Molise-Puglia, la cui direzione è a Bari. Il che significa anche ridimensionare la nuova sede aquilana della direzione regionale ANAS, edificio all'avanguardia realizzato nel post remoto al posto di quello sbriciolato dal sisma in via 20 settembre. Noi diventiamo molto periferia dell'impero, in particolare l'Abruzzo interno. Abruzzo interno ed Abruzzo, che con questi accorpamenti che si sono fatti dell'Enel, di Terna, la scarsa attenzione di Telecom e di altre società, in questo momento è stata abbandonata a se stessa al punto tale che noi abbiamo avuto la vergogna di più di una settimana di gente senza corrente. Noi abbiamo una vergogna, c'è proprio un abbandono in questo pezzo del territorio che io chiedo scusa, vidi anche per i ritardi con i quali arrivarono le truppe, ma parlo anche di figure importanti dello Stato, da Matrice. Il controordine è arrivato nella serata di ieri. Gli alunni del liceo Cotugno non torneranno oggi in aula come previsto, dopo la chiusura dello stabile di via Da Vinci, per i controlli statici che si sono svolti per una decina di giorni sui vari corpi dell'edificio. Ad annunciarlo sono stati il sindaco del capoluogo Massimo Cialente ed il presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis, in relazione allo stato in cui versa l'edificio e alle polemiche innescate in seguito al terremoto del 18 gennaio scorso. Da domani dunque le lezioni riprenderanno ma in doppi turni a partire dalle 14.30 presso la sede dell'ITIS nella zona di Acquasanta. Non si sa ancora per quanto tempo i 1200 studenti e studentesse del liceo saranno costretti a frequentare la scuola nelle ore pomeridiane, ma a quanto si apprende, la situazione non durerà meno di qualche settimana. La decisione è scaturita perché è necessario analizzare e approfondire i rilievi statici effettuati nei giorni scorsi in seguito alle verifiche di prova statiche volte a certificare la vulnerabilità dell'edificio a pettino. Le prove del Cotugno sono andate bene, ha evidenziato Cialente, ma bisogna approfondire i dati raccolti e farli esaminare da tecnici specializzati, in base a protocolli standardizzati. Contemporaneamente non possiamo far perdere altri giorni di scuola ai ragazzi, perciò andranno all'ITIS, un edificio sicuro. Le lezioni andranno avanti fino alle ore 19:30 e verranno garantite delle corsette bus dedicate.